La storia del DLC di Elden Ring è la storia del gentil Mikella e di come ascesa a divinità, sacrificando ogni cosa nel bene e nel male. Ma non dobbiamo dimenticarci che queste terre oscure hanno anche altre storie che riguardano la regina Marika e le ardenti fiamme di Mesmer. Quindi mettetevi comodi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e partiamo insieme alla scoperta delle Terre delle Ombre. La Terra delle Ombre si presenta come un territorio misterioso, speculare ad una porzione di mappa dell'Interregno e sostenuto da un maestoso albero ombra. Quest'ultimo viene descritto come l'ombra stessa dell'albero madre, l'incarnazione della sua oscurità nascosta, che non ha alcun senso di ordine. Com'è possibile dedurre, la luce più brillante proietta l'ombra più oscura e, in una certa misura, essa è necessaria affinché l'armonia dell'Interregno rimanga intatta. Ma facciamo un passo indietro, tornando ad un tempo nel quale questa terra era collegata all'Interregno senza interruzione di causa e popolata dalla tribù delle Lunghe Corna, i cui araldi del corno mostravano le proprie escrescenze come segnali del divino. Questa popolazione aveva un profondo legame con i fenomeni atmosferici, quali fulmini e tempeste, venerati attraverso danze propiziatorie per la comunione con il divino. D'altronde, sembra che essi non solo fossero a conoscenza del crogiolo, come ci comunica la descrizione di numerosi oggetti, ma che questo fosse il vero e proprio cuore del loro culto. Ogni forma di vita fusa insieme in un condensato primordiale di pura esistenza, di cui, come ben sappiamo, le corna erano un lampante esempio. L'energia del crogiolo era florida in queste terre, prima che venissero ammantate dalle ombre, tanto che la sua influenza faceva crescere le corna in molte creature, nonostante non fossero caratteristiche della loro specie originale. Infatti, una tale concentrazione di potere portò alla credenza che proprio nelle terre delle ombre vi fosse il luogo in cui il crogiolo si fosse manifestato per la prima volta, donando la sua energia primordiale al mondo. Gli abitanti di Belurat, principale insediamento dei Lunghe Corna, iniziarono a venerare questa forza e, in particolar modo, crearono una serie di incantesimi alquanto peculiari. Avvolgendo insieme le braccia e sollevandole verso il cielo, erano in grado di evocare una spirale di luce che rutta ai piedi del nemico. La spirale è una corrente normalizzata del crogiolo, che un giorno formerà una colonna capace di estendersi verso gli dei. La spirale divenne quindi il simbolo di questo slancio divino, un concetto che ha in sé il fondersi di più elementi diversi, capace di costruire un ponte tra uomo e divinità, arrivando fino a forare il cielo. Non a caso, le danze erano effettuate nei punti più alti delle torri, e nell'apice della torre a spirale, poi conosciuta come Enir Illim, vi era effettivamente un portale capace di collegare al divino. Il crogiolo sembra essere quindi una sorta di forza primordiale, le cui manifestazioni possono essere molteplici e prontamente celebrate dalla stirpe delle Lunghe Corna, che possedevano varie divisioni di guerrieri, il cui scopo era divenire tutt'uno con le belve divine che si dice abbraccino l'energia stessa che permea queste terre, manifestando il potere delle divinità. Ne sono un esempio le gesta del guerriero uccello divino Ornis, che domando la divinità volante acquisì un grande potere, divenendo una sorta di messaggero divino, custode delle aree sacre del tempio. Se da un lato quindi la popolazione delle Lunghe Corna era dedita alla celebrazione del divino, costruendo una rispettabile società, d'altra parte nascondeva anche oscuri rituali e inoltre era ben capace di reprimere chiunque fosse visto come un trasgressore nelle loro terre. Esempio di questo è quanto accaduto a Midra e la sua gente, condannati dall'Inquisizione delle Lunghe Corna in quanto eretici e pertanto massacrati. Ma ancor prima di Midra vi era la popolazione degli sciamani, alla quale toccò un destino ben peggiore. I Lunghe Corna infatti furono i primi inventori delle giare viventi e il loro macabro utilizzo era celebrato come l'avvento di una santa figura. Le giare fungevano da prigioni, nelle quali i malcapitati venivano stipati dopo essere stati frustati a sangue, con conseguenti fusioni delle loro carni in un ammasso unico grazie al veleno iniettato dalla frusta. Una celebrazione della vita che si fonde e torna all'originale grottesca unicità. Questi rituali trovavano dei candidati di elezione nella popolazione degli sciamani,
le quali carni erano particolarmente inclini alla fusione con il contenuto della giara, divenendo così, secondo la cultura dei lunghe corna, dei veri santi. Gli sciamani erano un antico popolo di cui si sono perse le tracce nella storia. Non sappiamo da dove siano arrivati né quale fosse la loro cultura. Gli unici reperti risalgono ad un villaggio sperduto nel Regno delle Ombre. Sappiamo veramente molto poco su di essi, ma possiamo senz'altro ipotizzare che avessero una capacità innata di entrare in contatto con la natura e le forze divine. Tra di essi vi era una giovane ragazza che avrebbe segnato le sorti di questo mondo, la futura regina Marika. Da qui in poi è abbastanza complesso ricostruire gli eventi legati a Marika nelle Terre delle Ombre, in quanto mancano delle parti di lore, ma comunque cercherò di fornirvi una narrazione quanto più possibile accurata. Sappiamo che ad un certo punto il villaggio di Bonny venne occupato dal popolo delle Lunghe Corna, trasformandolo in un luogo deputato alla creazione di vasi viventi. Qui, come macellai, ammassavano le carni nelle giare, forzando un processo mostruoso che appunto aveva alla base gli sciamani, i cui unici reperti nel villaggio risalgono ad una statua nella quale è nascosta la chiave d'accesso al villaggio sciamanico, che probabilmente fu preda di questa persecuzione. Immaginate una giovane Marika che fugge in preda al panico nella speranza di salvarsi da una sorte crudele. Nei momenti di più grande disperazione sembra che le divinità ascoltino le suppliche umane. Così avvenne per Romina, con la marcescenza, ma anche per i sanguidemoni, con la loro madre in forme. Potremmo quindi supporre che in quel momento di buio Marika venne in contatto con le due dita. D'altronde in quelle terre era caduta dal cielo Metir, madre delle dita e prima messaggera della volontà superiore, e non è difficile pensare che questo incontro fu la salvezza della giovane, considerando anche la prossimità del villaggio ad uno dei siti archeologici legati alle dita. Metir era in vero la voce del divino, il creatore dell'universo, che altri non era che la volontà superiore. Long ago, we began as stardust, born of a great rupture far across the skies. We too are children of the greater will. Is that not divine? Is that not sublime? And yet, none can fathom its implications. It's utter brilliance. Tuttavia, come ci rivela Ymir, Metir non riusciva più ad entrare in contatto con la divinità creatrice, e pertanto le due dita che afferivano a lei non potevano che avere una visione parziale del volere divino, legata ad un tempo precedente e ormai perduto. Una madre disperata venne in contatto con una figlia sperduta, un connubio perfetto per un sodalizio che avrebbe portato Marika al potere, pur sapendo che a guidarla non vi era un dio, ma un suo surrogato. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the earth tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective. Unhinged from the start. Marika herself. And the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Il seguito è ancor più speculativo, ma per decifrarlo possiamo basarci sul trailer della storia e su alcuni dialoghi in game. Sappiamo che l'ordine nacque in seguito a un tradimento e che tale tradimento è simbolizzato dalla scena in cui Marika ascende al portale della divinità. Ritengo che questa immagine sia ben precedente alla guerra di Mesmer, pertanto la realtà deve essere molto più complessa. Quando la giovane Marika tornò al suo villaggio non vi era più nessuno e utilizzò i poteri dell'oro, ancor privo di ordine, per creare un albero madre minore al fine di creare un campo di fiori a ricordo della sua gente che ormai non poteva più essere curata. E donò una ciocca di capelli alla statua della nonna. Da lì in poi avrebbe percorso una strada impervia e non avrebbe mai più guardato indietro. Cosa avrebbe sacrificato pur di percorrere il suo destino? Solo Marika lo avrebbe saputo e quel peso lo avrebbe portato per sempre sulle sue spalle. Nel dialogo di apertura nello scontro con il leone danzante, l'anziana appella Marika come meretrice. Ecco, credo che questo sia un punto cruciale.
A mio avviso, Marika riuscì ad integrarsi nella società di Belurat offrendo le sue doti curative e mostrando quanto fosse stata scelta da una divinità, cosa che ovviamente non poteva passare inosservata. Come un veleno distillato goccia a goccia, Marika accrebbe il suo potere, consapevole che avrebbe dovuto agire nel momento giusto per raggiungere Anirillim, il luogo più sacro di queste terre. In esso vi era il portale che le avrebbe permesso di accedere al divino ed ascendere a vera e propria dea in terra. Tale luogo era chiaramente sacro per i lunghe corna e sicuramente anche questi ultimi stavano sviluppando dei candidati empirei, come ci rivela l'incantesimo donatoci dalla megera di Belurat. In qualche modo però Marika sedusse tutti con i poteri rigenerativi dell'oro, fino a che, al momento giusto, orchestrò un tradimento che portò alla morte di numerose persone aprendo il portale per il divino, che tramite il sacrificio ed il potere di Marika si aprì, facendola scendere a Dea. Dal trailer sembra che estragga da un corpo qualcosa che somiglia a dei lunghi capelli biondi, gli stessi che caratterizzavano la sua stirpe ormai estinta e forse residui di quella che era una giara contenente una santa destinata al sacrificio. Così Marika innalzò quei fili biondi al cielo, divenendo l'unica dea dell'interregno. Credo che questa possa essere una ricostruzione abbastanza verosimile, ma, rispettando il mistero, qualsiasi fosse stato il tradimento di Marika, portò alla creazione della nuova era, l'albero madre era finalmente sorto, e così anche l'albero ombra. Se l'interregno classico, per come lo conosciamo, era il luogo nel quale prosperava la vita sotto l'oro dell'albero madre, le terre delle ombre e il suo cupo albero divennero un luogo nel quale la morte poteva trovare uno spazio. Un dualismo capace di portare equilibrio, d'altronde la luce e l'oscurità sono due facce della stessa medaglia. La morte venne canalizzata in questo luogo, come ci rivelano diverse descrizioni, quale quella del soffio spettrale o l'armatura dell'uccello becchino, creando un perfetto circolo di scambio tra l'albero madre e l'albero ombra. Vita e morte che dialogano vicendevolmente, trovando ognuna il proprio posto. Come un magnete, l'albero ombra attirava la morte, mentre l'albero madre la vita. Credo che la relazione tra albero ombra e morte si sia intersecata ancor più nettamente nel momento in cui la runa della morte venne sigillata, evento che, cambiando l'ossatura stessa della realtà dell'interregno, potrebbe aver influito sulla divisione tra l'interregno e la terra delle ombre. Se in principio era il luogo unico, l'agire di Marika sigillò le terre delle ombre e il suo albero, e sebbene non sia possibile stabilire propriamente quando avvenne, ne conseguì un cataclisma per il popolo delle lunghe corna che si vide isolato dal resto del mondo e costretto in quelle terre. È arrivato ora il momento di introdurre il secondo grande protagonista della nostra storia, Mesmer l'Impalatore. Mesmer era uno dei figli di Marika l'Eterna, un semidio di cui si sono perse le tracce negli eventi dell'interregno per via del suo destino nella Terra delle Ombre. Ma partiamo dal principio, collocandolo verosimilmente come figlio di Marika e Radagon, visto l'iniziale per M del suo nome e i proverbiali capelli rosso fuoco. Stabilire quale gerarchia abbia all'interno dell'ordine delle nascite è alquanto complesso, ma possiamo senz'altro apprendere di come Mesmer fosse visto quasi come un fratello maggiore dal giovane Radan e pertanto doveva essere più grande del generale, ma non troppo. Quindi Marika deve averlo concepito qualche tempo prima l'ultima guerra di Liurnia. Mesmer crebbe come un guerriero formidabile, capace di sbaragliare qualsiasi avversario con la sua fidata lancia. Tuttavia, come molti dei figli di Marika, nacque afflitto da una temibile maledizione, forse la peggiore che la regina si trovò ad affrontare. Mesmer aveva in sé un serpente malevolo, portatore della visione di un fuoco, lo stesso fuoco che avrebbe bruciato l'albero madre e reso eretici tanti chierici nei secoli a venire. Quale fosse la natura di questo anatema possiamo solo immaginarlo, ma considerando che Marika aveva sconfitto un pericoloso dio del fuoco, non mi stupirebbe se fosse la sua maledizione ricaduta sulla regina. D'altra parte la visione delle fiamme era qualcosa che si sarebbe ripetuta con la sorella minore di Mesmer, che ho l'impressione abbiamo conosciuto durante l'avventura principale con il nome di Melina. Curiosamente, con il DLC è arrivata la quarta farfalla che si va ad aggiungere alla teoria illustrata nel video Chi è Melina, che potete recuperare sul canale. In ogni caso, Marika dovette prendere seri provvedimenti per intrappolare il potere di Mesmer e nasconderlo al pubblico.
e pertanto impose un potente sigillo nell'occhio del figlio, nascondendo così la sua natura serpentina. Mesmer detestava le sue fiamme con tutto se stesso, ma non riusciva in alcun modo a liberarsene, pur riuscendo a mascherarle come poteva. Venne così il tempo in cui Marika decise il destino del figlio, incaricandolo di una crociata santa per sterminare coloro che erano privi di grazia, e nell'interregno a quei tempi vi era soltanto la tribù delle lunghe corna, che rispondeva a questi canoni. Infatti, come ci dimostra Rellana, la sorella di Rennala che rinunciò al suo titolo per seguire Mesmer, la crociata avvenne tempo dopo la pacificazione con Liurnia e pertanto il matrimonio di Radagon e Rennala. Rellana e Mesmer avevano senz'altro un profondo legame ad unirli, così come parte dell'armata che venne assegnata al semidio, a cui Marika in persona diede alcune provviste. Tuttavia non ogni crociato era un fedele servitore di Mesmer. Alcuni si sarebbero ben visti dal servirlo se fossero stati a conoscenza della sua natura serpentina. Altri invece erano dei prigionieri mandati a redimersi in battaglia, in modo che sarebbero poi tornati come eroi. Le motivazioni dietro alla scelta di Marika erano invero molteplici. Da un lato voleva eradicare una popolazione scomoda, verso la quale aveva un profondo astio. Dall'altro proteggere il segreto del suo tradimento verso questo popolo e soprattutto l'accesso al portale in grado di creare delle nuove divinità, che sarebbe stato bene al sicuro con il potente Mesmer. D'altra parte, anche la presenza di Mesmer stesso nell'interregno era ormai pericolosa, e sigillarlo nelle Terre delle Ombre doveva essere anch'essa parte importante del piano della regina, che in un colpo solo si liberò di tante faccende scomode. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk, a cleansing by fire. It's no wonder the Hornsent holds the Erdtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest, and in this regard, the Tower Folk are no different. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war, but it's still a wretched shame. Fu una crociata combattuta con ferocia, con ardenti fiamme che inghiottirono ogni cosa, mentre Mesmer e le sue truppe marciavano verso Belurat. Nel suo agire non vi era alcuna pietà. Avrebbe incarnato il desiderio della madre facendosi colpevole della distruzione di un popolo. Le fiamme di Mesmer accompagnavano ogni suo soldato, mentre i golem fornace stipavano corpi per consumarli sia nel fisico che nell'anima. Queste creature, con alcuni tratti dello scomparso dio della fiamma, incutevano il timore in chiunque li osservasse, divenendo simbolo stesso dell'eresia intrinseca in questo stile di combattimento. Comunque fossero andate le cose, i crociati sarebbero stati in seguito considerati dei traditori dell'albero madre e pertanto condannati. Non c'era salvezza in questa crociata e Mesmer sarebbe rimasto per sempre incatenato al suo ruolo, abbandonato da sua madre così come tutte le sue truppe. A questo punto siamo pronti per parlare dell'ultimo grande protagonista della nostra storia, il gentil Mikella. Per prima cosa facciamo un veloce ripasso della sua storia secondo quanto appreso nel gioco base. Mikella era il figlio di Marika e Radagon, nonché fratello di Malenia, maledetto fin dalla nascita con l'eterna giovinezza e pertanto incapacitato a crescere, esplorò l'interregno alla ricerca di una soluzione per gli anatemi che affliggevano lui e la sorella. Nel suo viaggio apprese molte cose, d'altronde era un brillante studioso di incantesimi, cosa che gli permise di arrivare ad arginare almeno in parte il morbo della marcescenza. Con i suoi seguaci decise di creare un nuovo albero madre, l'albero sacro, con il quale ripartire verso un mondo più inclusivo, dove ogni creatura dell'interregno poteva sentirsi accolta. Non solo umani, quindi, ma chiunque fosse in grado di accogliere l'amore dell'Empireo poteva essere parte della sua visione di ordine. Giunto il tempo, Mikella si fuse all'albero sacro, nutrito con il suo stesso sangue affinché il suo corpo potesse svincolarsi dalla maledizione. Durante questo processo venne rapito dal fratellastro Mog, che desideroso di averlo come suo consorte lo strapperà al suo albero portandolo nel sottosuolo. Qui il Signore del Sangue tenterà di stabilire un contatto con Mikella, ma senza riuscirci e vedendo il corpo dell'Empireo deteriorarsi nel suo bozzolo. Finché un prode senza luce abbatterà Mog e darà vita alla serie di eventi che porteranno nel Regno delle Ombre e dove continua la nostra storia.
Apprenderemo che Michela è riuscita ad entrare nel regno delle ombre e che in questo ha avuto un contatto con i pochi superstiti del popolo delle lunghe corna. L'Empireo promise loro di creare un nuovo ordine, un mondo guidato dalla gentilezza, perché in quelle aspre terre si nasconde il suo obiettivo. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Michela's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. Ma quanto gentile può essere Michela? In realtà, come asseriva Malenia, era in vero il più temibile di tutti. Michela aveva un grande potere, quello di ammaliare le persone, rendendole schiave dei suoi voleri e pronte a fare qualunque cosa per lui. Come se non bastasse, la sua altra metà, Santa Trina, era in grado di fornire conforto ai sofferenti tramite il potere del sonno e dei sogni. In altre parole, non vi era nessuno, né in terra né in cielo, in grado di resistere alle richieste di Michela. In qualche modo giunse a conoscenza del portale della divinità nelle terre delle ombre, suo obiettivo finale per condurre il mondo in una nuova era, ben diversa da quella attuale che causava sofferenza e sgomento. Così nei suoi studi sperimentò la creazione di un albero sacro, simile all'albero madre, in modo da comprenderne il funzionamento e cercare di capire come creare un varco verso l'albero ombra, che, sebbene fosse stato sigillato, di fatto era sempre l'ombra dell'albero madre. Come ci rivela Sarah Ansbach, Michela aveva ammaliato Mog per poter compiere il suo piano. In altre parole, la storia che conoscevamo riguardante il Signore del Sangue ossessionato dall'amore per Michela mancava del dettaglio più incisivo. Non era che un'illusione creata dalla magia dell'Empireo. Tramite Mog, infatti, avrebbe ottenuto il sangue dei presagi, che lo avrebbe legato a doppio filo con il Crogiolo e la Terra delle Ombre, e probabilmente il suo rito di unione con l'albero sacro e il suo successivo rapimento con infusioni di sangue non servivano ad altro se non ad ascendere alla Terra delle Ombre, forzandone i sigilli. Una volta giunto in queste terre, avrebbe dovuto attuare la seconda parte del suo piano, disfarsi del suo corpo da Empireo. Come fece Ranni, per liberarsi dal destino vincolato al volere delle due dita, è necessario rinunciare al proprio corpo, e forse un qualche tipo di sacrificio era necessario anche per attivare il portale che lo avrebbe reso divino. Così Michela, in pellegrinaggio in questo regno oscuro, iniziò a scartare parti del suo corpo, riuscendo a sostenersi solamente in quanto spirito, finché non fece una delle rinunce più grandi di tutti, lasciare indietro Santa Trina. L'Empireo era così determinato che avrebbe rinunciato ad ogni cosa, anche a se stesso, pur di raggiungere il suo scopo. Trina non era favorevole all'avvento di Michela come divinità, immaginando che sarebbe stata per lui una gabbia insopportabile, e forse in vero era lei il suo lume della ragione. Tuttavia Michela, come fece Marika un tempo, non si guardò mai indietro. Godhood would be Michela's prison. A caged divinity is beyond saving. You must kill Michela. Grant him forgiveness. Ogni divinità deve avere un lord per poter regnare, e tale consorte altri non era che il generale Radahn. Michela espresse il desiderio di avere Radahn come consorte, e così inscrisse nel suo destino questo ruolo, ma non sappiamo se il generale fosse d'accordo con questa scelta. Egli era un guerriero potente e capace, leale all'Ordine Aureo e a suo padre Radagon, oltre che al primo Lord ancestrale. Sicuramente non avrebbe accettato di buona volontà l'agire di Michela e il suo obiettivo finale, eppure l'Empireo vedeva nella forza e nella gentilezza del fratellastro un qualcosa di speciale. Forse era l'unico che non riuscì ad ammagliare perché Michela stesso ne era rimasto ammagliato. Avrebbe potuto scegliere chiunque altro per il suo scopo, compreso il nostro senza luce, ma Michela scelse Radahn, forse perché in vero se ne era innamorato. Pertanto il suo piano prese una piaga macabra. Radahn doveva morire in modo che la sua anima arrivasse nel regno delle ombre e fosse così resuscitata come consorte di Michela.
Malenia quindi marciò verso il castello di Mantorosso, intenzionata a far funzionare il piano del fratello, che, una volta divinità, sicuramente avrebbe avuto i poteri necessari per curarla. Ne conseguì il duello epico nell'introduzione del gioco, al culmine del quale, prima di distruggere tutte le terre di Radahn, Malenia gli disse che Michela lo aspettava come consorte promesso. Tuttavia Radahn non morì in quel momento, lasciando il piano incompleto e quindi spazio ai seguaci di Michela per il suo completamento. Infatti il compito di questi era trafugare il corpo di Mog, che sarebbe poi stato il ricettacolo perfetto per far risorgere Radahn, e divenire così il consorte ideale, piegato alle volontà dell'Empireo. After Lord Mog slain at his dynastic palace, it appears his body has been absconded with and taken straight to Kind Mikela. Surely you recall that I once served Lord Mog as a pureblood knight. After failing him in every regard and losing sight of my vows, I'd do anything to make amends in whatever meager way I can. Could they possibly have in mind for Lord Moog's remains? The implications are rather unnerving. Yes, yes, I should have known. Even the truth was itself mere folly. As if using Lord Mog to gain entrance to the Land of Shadow were not enough, he plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Mog's soul. He desires only his empty shell. It beggars belief, but I'm afraid Tender Mikela fails to grasp the humiliation implied by this act. One thing is certain. My dear Lord deserved better. Così come ultimo atto, Michela ruppe la sua grande runa e si liberò di tutto quello che era per varcare la soglia del divino e risorgere come un dio, insieme al suo consorte. La rottura della runa metterà in crisi i suoi seguaci, i quali erano stati ammaliati e costretti a supportarlo. Approfondirò le loro storie in un video dedicato. Per ora mi limiterò a riportare il dramma al quale sono stati costretti, schiavi dell'incantamento, e che potranno abbracciare infine ognuno le loro motivazioni trovando il libero arbitrio solo nella scelta della fazione per la quale morire. Tuttavia, in questo piano apparentemente perfetto, la più leale seguace di Michela, il cavaliere Ago Leda, fece un errore clamoroso: invitò il prode senza luce nel regno delle ombre, lo stesso senza luce che si era occupato di Radahn e Mog. Egli era un guerriero nelle cui mani vi era il destino intero del mondo, e guidato dalla grazia percorrerà la sua strada nella Terra delle Ombre, senza mai dimenticare il suo scopo, divenire un lord ancestrale. Così, colpo dopo colpo, cadranno in battaglie epiche tutti i nemici che si presenteranno sul suo cammino, incluso Mesmer, che nel finale della sua vita deciderà di abbracciare il serpente all'interno del suo corpo, accettando la sua natura controversa e mai veramente amata dalla madre, che finirà per maledire con il suo ultimo respiro. Madre. Marca. A curse upon thee. Lo stesso senza luce sarà artefice dello scontro tra i seguaci di Michela, senza esitare di fronte a quelli che prima erano dei compagni di viaggio. It'd been quite some time. It was never kindly Mikela, was it? The Erdtree was leading you all along, so that you might ascend to lordship. Why come to these lands to begin with? I suppose it must be what His Eminence, or perhaps the Erdtree, desired all along. The clashing of the favored lords, such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikela the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Ed infine si confronterà con il re di vivo Radahn, ingaggiando un duello degno di due lord. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now the vow will be honored, and my lord brother's soul will return. So
so that he may be my consort. Lo stesso Michela accorrerà in supporto del suo lord Radan, mostrando la vera natura di un dio appena nato e capace di irraggiare il mondo con la sua luce. Lord Brother. At long last you are returned. Tarnished One. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Michaela, and my promised consort, Radan. Tuttavia, il nostro senza luce non è nuovo all'abbattimento di leggende e dei, e dopo un aspro duello riuscirà nella titanica impresa di sconfiggere Radan e Michaela. Qualunque sia il destino di Michaela dopo la sconfitta, rimane ignoto. È davvero finita o dobbiamo aspettarci altro dal più temibile degli Empirei? Fatto sta che egli, tanto quanto la madre, ha tentato di costruire il suo impero con l'ipocrisia. La gentilezza è tale solo se non ha un fine coercitivo e ammaliante. Quel desiderio di un mondo gentile si sarebbe trasformato in una gabbia nella quale Michaela avrebbe ammaliato tranquillamente tutti i suoi abitanti pur di mantenere la pace. Che tipo di mondo avrebbe creato? Indubbiamente un mondo perfetto, ma senza libertà alcuna. Un mondo in cui nessuno sarebbe stato realmente felice. Si conclude così la nostra storia, tornando nell'interregno con la nota amara del finale di Michaela, che avrebbe potuto essere molto più dolce se solo fosse stato realmente compassionevole. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Prometto di portarvi presto altri contenuti sul DLC di Elden Ring. Ma per ora godiamoci la fine di questo lungo viaggio, abbracciando l'unico vero lieto fine possibile, l'era delle stelle. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal.